È morto a soli 63 anni Federico Salvatore, il comico napoletano. Nel 2021 era stato colpito da un'emorragia cerebrale e aveva così affrontato un percorso di riabilitazione. È cabarettista, noto anche per i suoi testi comico-satirici ambientati soprattutto nel mondo napoletano, come i brani umoristici della serie Incidenti, oppure Incidenti in banca, Incidente in paradiso, Incidenti al telefono, nei quali lui proponeva episodi grotteschi e battibecchi in cui contrapponeva il personaggio snob e arrogante di Federico a quello popolano e rozzo di Salvatore. A Napoli è una persona molto nota perché fin da bambino era appassionato di musica, di chitarra e iniziò a studiare anche giurisprudenza, ma lasciò l'università per dedicarsi completamente alla carriera di cantautore. Le prime apparizioni del cabaret, la popolarità nel 94 con la vittoria al concorso Bravo Grazie che lo fa debuttare al Maurizio Costanzo Show. Le numerose partecipazioni anche al programma gli fanno guadagnare fama e successo. Tanti i suoi album, il più famoso è Il Mago di Oz, che vende più di 500.000 copie. E oggi Napoli, ma non solo, tutta l'Italia intera dà il triste annuncio: Federico Salvatore si è spento all'età di 63 anni.